Ciao a tutti! Allora, in molti mi avete chiesto se sono proprio io a lavare Lilli e Leone, ma secondo voi? Cioè, potete chiedere a una mamma se lava i propri figli? Certo che li lavo io! Infatti adesso, visto che è il momento di lavarli, ho pensato di rendervi partecipi di questo meraviglioso momento. Iniziamo da Angelo Branduari, cioè nel senso Leoni volevo dire, perché Leoni in questo momento, a parte diciamo che dopo un po' necessita perché lo porto spesso al parco, ma come vedete ha una situazione di capigliatura che è alquanto inquietante, non vede quasi più niente e ha veramente bisogno di essere lavato. Mi raccomando, shampoo per cagnolini, eh? Allora, Leone è molto abituato a essere lavato dalla mamma, per cui non si scandalizza. Anche lui, come i bambini, ha bisogno della temperatura giusta per essere lavato, non deve essere troppo caldo, neanche troppo freddo. Voi sapete che vanno lavati anche abbastanza velocemente perché loro hanno freddo. Ecco qua, e vai, iniziamo il processo di lavaggio. Come vedete, il cane si dimezza nettamente dal suo stato iniziale. Aspetta che è troppo caldo. Sì, sei bravo tu, sei molto bravo, sì, molto bravo. Le orecchie le teniamo chiuse così non entra l'acqua. E poi anche il musetto è importante. Come vedete, sembra comincia a prendere le sembianze di un ratto. Anzi, un cane della prateria. Mamma mia, tutte quelle passeggiate nel parco. Evviva! Guardate l'acqua com'è nera! Leone zozzone! Mi sono dimenticata, molto importante il culetto. Allora, non tutti i cani si lasciano lavare come Lili Leone, ma io li ho abituati, ragazzi. Avevamo un po' di cacchetta incrostata, che bello! Ok, ci siamo. Allora, visto che vogliamo fare le cose fatte bene, oggi mettiamo anche il balsamo, vero? Balsamo rigorosamente per cani. Eccoci qua, bagnetto ultimato e adesso è arrivato il momento del phon. Sei molto contento? L'acqua in eccesso e poi per farli diventare belli pufosi bisogna pettinarli mentre si fonano.
volare. Inizia ad esserci quel tifoso cotonoso che tanto ci piace. Forse lo devo tosare, però non lo posso fare. Non ho proprio l'abilità di Aldo Coppola. Pronti, partenza. Ma com'è bello questo cane! Fatti vedere, vieni leone! Vieni qua! Ma quanto è puffoso! Ma è molto bello questo cane! È bellissimo! Guarda la contentezza, guarda, guarda com'è felice perché è profumoso. Bello! Guardate adesso la netta differenza, così capite, tra un cane lavato e un cane che deve essere ancora lavato. Tocca alla Lily che inizia a nuotare ancora prima di essere messa sotto. Ecco qua, vediamo, tac, benissimo, ecco. Brava Lily. Questo è un suono tipico della Lily, non spaventatevi, è un suono che fa sempre anche quando si emoziona. Ecco qua, togliamo l'eccesso d'acqua. E anche la Lily è stata lavata. 1, 2, 3. Signora Lily, tutto bene? Sì, dopo sarei bellissima e profumata. Cani profumati. Perché l'alito? Leone, chiudi la bocca, amore. Al prossimo video. Chiudi la bocca. Chiudila. Chiudila.